Figlio dello Spirito Santo, venite benedette del Padre mio, prendete possesso del regno preparato per voi fin dall'origine del mondo. Alleluia. Signore sia con voi. Fratelli, celebriamo i divini misteri. La gioia della Pasqua invade il nostro cuore. La gioia di vivere la vita nuova. Le cose vecchie sono passate, ne sono nate delle nuove. Viviamo in Cristo e di Cristo, perché in Lui siamo di nuovo nati con la Sua resurrezione. Chiediamo intanto al Signore perdono dei peccati che ci fanno ritornare alla vita del vecchio uomo, e riproponiamo a noi stessi di vivere la vita del risorto. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Nello stesso primo giorno della settimana, due discepoli di Gesù erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: che sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò: che cosa? Gli risposero: come? Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e tutto il popolo, e come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Sì, alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si recarono al mattino al sepolcro e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Anche alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e in verità hanno trovato, come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Ed egli disse loro: stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti, non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella tua gloria? E incominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, Signore, perché si fa sera e il giorno già volge al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò, lo diede loro, ed ecco si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? E partirono senza indugio
e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore risorto ed apparso a Simone. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto allo spezzar del pane. Parola del Signore. Santo Evangelo, viene cancellati i nostri peccati. Due fatti di grande importanza nella liturgia di oggi, che meriterebbero una seria riflessione: la guarigione portentosa dello storpio alla Porta Bella, quando Pietro e Giovanni dissero: noi non abbiamo nulla da darti, ti diamo però quello che abbiamo. E Pietro, nel nome di Gesù di Nazareth, alza e cammina. E all'istante lo storpio si alza e cammina. Era la potenza del Cristo risorto che operava proprio in Pietro. Scomparisce la persona di Pietro, ma è Cristo che dà la forza nuova allo storpio, il quale prende il lettuccio e nel tempio grida al prodigio. Un miracolo importante che segna una pietra miliare nel cammino della Chiesa, perché si radunano i capi dei giudei e, vedendo questo miracolo e osservando come la folla ormai si orienta verso Gesù, si mettono in guardia e arrivano a mettere in carcere gli apostoli, i quali si difendono dicendo che non per virtù propria né per compassione, per senso di pietà hanno operato quel prodigio, ma è stato il nome di Gesù che ha operato il prodigio, la potenza di Gesù, la persona di Gesù. E andiamo all'altro episodio del Vangelo. Gesù cammina con gli uomini, cammina con noi che dopo la resurrezione non crediamo alle testimonianze. Cleopa e l'altro discepolo avevano pur sentito dire dalle donne, da Maddalena, da Simon Pietro, che Cristo era risorto, ma essi non avevano visto, come non aveva visto Tommaso, e non credevano, ed erano tristi, erano delusi. Perché delusi? Perché si aspettavano la restaurazione del regno di Israele. Avevano seguito Gesù per 3 anni, credendo che egli, come Messia, sarebbe andato sul trono di Davide, suo padre, avrebbe cacciato via i Romani, avrebbe restaurato il regno. Questo era il loro sogno,
che era il sogno degli apostoli, e con questo sogno nel cuore camminavano con lui verso il regno. Adesso Cristo è morto, ogni speranza è crollata. Sì, era un grande profeta, un uomo potente, in parole e in opere, ma speravamo e ogni speranza è delusa. C'è uno spiraglio. Le nostre donne ci hanno detto che egli è vivo, lo dicono loro. Alcuni dei nostri, degli apostoli, sono andati e hanno constatato che quello che dicevano le donne era vero, ma lui non l'hanno visto. Ormai non c'è più nessuna speranza. Troppo deboli le prove. Speravamo nella restaurazione di Israele, questo non è avvenuta, e allora quello che dicono di averlo visto vivo sarà una visione, non sarà una realtà. Ed erano tristi. Non si erano accorti che quel viandante che si era unito a loro era un viandante diverso. Quando parlava, il loro cuore cominciava ad ardere. Era Gesù in persona, dice il testo, era Gesù in persona, e non se ne accorgevano. Così può succedere anche a noi. Gesù cammina con noi. Del resto lo dice lui: io sarò con voi sino alla consumazione del mondo. E noi non ci accorgiamo di lui, perché lo vediamo in altre vesti, lo vediamo diversamente, ce l'aspettiamo diversamente di come egli è. Eppure, essendo in persona con noi, egli è come invisibile per noi nella sua identità. I loro occhi erano gravati, non lo vedevano, e si fermarono a un certo punto quando quel forestiero disse: ma perché siete così? Perché siete così sconvolti e tristi? Come? E da dove vieni tu? Non sai quello che è successo a Gerusalemme? Codardi di cuore, voi non ne capite nulla. Incominciò a parlare di Cristo, che era necessario che egli patisse, soffrisse. Lo avevano detto i profeti, e cominciando da Mosè, attraverso tutte le scritture, parlava di se stesso, di Cristo, per dimostrare ai due discepoli che non poteva essere diversamente, che era necessario che Cristo patisse per entrare nella gloria, che il vero Messia non era quello che si immaginavano, ma era quello narrato dalle scritture. La loro era una falsa interpretazione messianica. Gli apostoli, Cleope e l'altra, sentono la parola del Signore. Il loro cuore arde, ma i loro occhi sono ancora chiusi. Quando si aprono gli occhi allo spezzare del pane? Lo spezzare del pane è la rivelazione di Cristo. Quando Gesù spezza il pane, essi si accorgono del gesto di Cristo.
pochi giorni prima aveva benedetto e spezzato il pane. E adesso quel forestiero, sedendo a metà, a mezzo tra di loro, prese il pane, lo benedisse, alzò gli occhi in alto, lo spezzò. Ripeté cioè un gesto eucaristico che pochi giorni prima Cristo aveva fatto. E le rocce si aprirono, videro il Signore, e appena lo videro scomparve ai loro occhi. Fu allora che essi furono convinti che veramente il Signore era là con loro, aveva parlato con loro, portavano ancora nel cuore i segni. Il nostro cuore ardeva mentre gli parlava e ci narrava di se stesso attraverso le scritture. È interessante perché nelle scritture c'è Cristo. E quando noi leggiamo le scritture, le leggiamo così come dettate da Gesù stesso, interiormente, dal suo spirito. Le scritture sono parola viva e il nostro cuore arde. Ma quando poi Gesù spezza il pane della parola, quando quella parola viene spezzata e nello spezzamento del pane, della parola, noi gustiamo la parola di Dio, cioè mangiamo e vediamo, allora i nostri occhi si accorgono che Dio è con noi. Allora i nostri occhi si aprono alla verità. E soprattutto nell'Eucaristia, che l'amore di Dio si rivela a noi e la potenza del Cristo morto e risorto si evidenzia davanti ai nostri occhi. Ecco, cari fratelli, Gesù cammina con noi, il Cristo risorto, e proprio del rinnovamento nello Spirito, e proprio del movimento carismatico, la presenza del Cristo risorto. Nei primi tempi era una esperienza comune, diciamo, l'esperienza del Cristo risorto. Risuscitò. Adesso è più rara questa esperienza, tra le tante esperienze, però è un'esperienza meravigliosa, e l'esperienza si può facilitare quando noi viviamo da risorti, quando attendiamo a Cristo, viviamo la sua presenza, quando crediamo fermamente che Cristo è vivo e cammina con noi, quando noi attendiamo le scritture, quando noi frequentiamo la mensa del pane, e allora che facilitiamo l'esperienza del Cristo risorto. Cerchiamo di vivere la vita nuova, allora sentiremo dentro di noi che non siamo più noi a vivere, ma è Cristo che vive in noi. Amen. In questo tempo in cui la potenza dello Spirito si manifesta e crea come uomini nuovi, noi fatta l'immagine del Signore risorto,
e fa di tutti noi il suo popolo santo, innalziamo la nostra preghiera unanime a Dio nostro Padre, che ci dà la gioia dello Spirito. E diciamo, per la tua resurrezione, ascoltaci, oh Padre, per la resurrezione del tuo Figlio, per la resurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, oh Padre. La gioia che promana dall'esserci incontrati con te. Gli apostoli lo videro e gioirono e si prostrarono e adoravano. Questo dicono le scritture, la tua vista dà gioia, la vista del risorto crea cuori gioiosi. Signore, fa che non si oscuri la visione del risorto, perché altrimenti si oscurerà la gioia dentro di noi. Diranno di noi: questi non hanno visto il risorto, mentre rinnovati nello spirito hanno visto il risorto, ed è per questo che gioiscono. Fratelli e sorelle, noi abbiamo visto il risorto, ci siamo incontrati con Lui, quando Egli ci ha chiamati. Dietro le spalle di ciascuno di noi c'è una chiamata. Non ci siamo voltati e abbiamo visto il Signore. Questo Signore è risorto e noi siamo risorti in Lui a vita nuova, perché Egli col suo Spirito ci ha comunicato la sua vita. Riconosciamo il risorto e ascoltiamo la parola di Paolo, di Colossesi: se Cristo è risorto, guardiamo lassù, dove Cristo siede alla destra del Padre. Non guardiamo più qua giù, perché la nostra vita è avvolta nella vita del Cristo risorto. Tutte le sofferenze della terra non possono sopprimere la gioia che viene dal cielo. Viviamo questa gioia e siamo i portatori della gioia anche nella sofferenza. Proprio dove là c'è la sofferenza, portiamo la gioia della resurrezione. Siamo i portatori della gioia, della speranza, di una vita nuova in un mondo che langue, che è triste, perché non ha più speranza, perché ha perduto Cristo e non ha visto più la sua luce. O Signore Gesù, ti chiediamo questa sera di essere tutti testimoni della tua resurrezione e di camminare nel mondo come coloro che hanno visto il risorto, che l'hanno incontrato sulla via di Emmaus, come colui che è il vivente. Egli è sempre davanti a noi, e se Lui vive, anche noi viviamo per Lui. O Dio nostro Padre, questa partecipazione al mistero pasquale del tuo Figlio ci liberi dai frammenti dell'antico peccato e ci trasformi in nuove creature per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
la messa è finita, andiamo in pace.